Le premesse degli ultimi decreti assunti da governo e regione non sono andate giù ai rappresentanti delle imprese piacentine, rimaste fortemente deluse. E così, ora non ci stanno a vedere che da Parma in giù, già da ieri, è stato alzato il disco verde per alcune attività, come il takeaway, mentre da noi il semaforo è ancora rosso. Per questo, dal nostro territorio, stanno per arrivare sul tavolo del presidente della regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, due distinte lettere appello. Una per chiedere che dal 4 maggio le misure di restrizione vengano alleggerite, l'altra per sollecitare risorse economiche speciali. Il nuovo decreto che è uscito e anche lo spirito con il quale è stato organizzato, secondo me, deve andare in due direzioni. Va benissimo la sicurezza, ma occorre che sia chiaro fin da subito qual è la potenzialità che le aziende devono essere in grado di poter avere per poter riaprire in sicurezza e poter aprire sapendo che possono puntare a un certo tipo di liquidità, con le quali lo Stato italiano in qualche modo ha cercato di porre rimedio, ma non è stato sufficientemente chiaro, tanto che molti soggetti ancora non riescono a, non se la vedono di dare la libertà economica e la potenzialità anche delle piccole aziende di poter dare quei famosi 25.000 euro. La cosa più brutta di questo decreto, stiamo parlando del regionale, è il fatto che Piacenza sia stata esclusa dall'asporto, e questa secondo me è sicuramente una situazione che ci penalizza molto, soprattutto penalizza molto i locali che sono sul confine, cioè si troveranno dei locali che a chilometro, 500 metri possono fare asporto e loro nelle stesse condizioni non riescono a fare asporto, non riescono comunque a dare un servizio come i loro vicini di locale in sostanza. Le aperture saranno molto difficili, nel senso che soprattutto per i locali molto piccoli alcuni stanno già dicendo ma non so se mi converrà riaprire. Credo che ci sia da aspettare innanzitutto capire quali sono delle regole e delle norme, ma certe però.